torinosportiva.it, siamo con Davide Manenti. Ciao Davide. Ciao. Vuoi raccontarci com'è stata la tua esperienza olimpica? Ma è stata una bellissima esperienza perché è stata anche la seconda, però questa diciamo che ha inciso di più sulla mia attività perché ho fatto la gara individuale. Diciamo che ho sentito un po' più Londra come spirito olimpico, perché forse c'era, diciamo, sembra una cacchiata, però c'era il braciere olimpico nello stadio, ma questa volta in realtà non c'era niente. Però alla fine l'Olimpiade è sempre Olimpiade ed è sempre un'esperienza fantastica. Sei deluso di non aver partecipato alla 4%? Ma diciamo che sono più che deluso, un po' amareggiato, perché volevamo, perché eravamo un grandissimo gruppo, abbiamo diciamo portato avanti un progetto tutto l'anno e purtroppo siamo arrivati veramente, le abbiamo provate tutte, non ci siamo qualificati per un soffio, quindi c'era più rabbia che delusione. Però questo ci serve per i prossimi anni, per il prossimo anno, chissà, forse per i prossimi 4 anni. E invece, parlando della tua stagione, sei soddisfatto di com'è andata? Ma diciamo sì, soddisfatto, però si può fare anche di più, diciamo. Gli obiettivi futuri? Ma per adesso l'unico obiettivo è iniziare l'allenamento come si deve, con la tranquillità, con la decisione, stop. Per il resto poi si vedrà. Grazie e in bocca al lupo. Niente, ciao. Grazie.